I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Illy Gruber. Buongiorno ragazzi, benvenuti mercoledì 16 settembre, sono le 9.06. Come vi sembra questa mattina, questa giornata? Come vi sembra? Così, da primo acchito, come entrare in un bar e vedi una persona seduta che non conosci. Così a sensazione. A naso. Questo 18 settembre, a naso, come, cosa vi dice? Cosa vi dice? Vabbè, io ho ancora un po' giù la voce, ma non è tanto che ho giù la voce, che perché sono fiacco, si dice fiacco, sono fiacco. E come mai sono fiacco? Non è un'influenza, non è niente, non ho raffreddore, non niente, sono solo fiacco. Ma hai un po' di dolori articolari? Sudo e ho giù la gola. Spurghi. Stai spurgando. Esatto, mi vengono su. Sì. Però vabbè, sarà l'età. Ovviamente non sono fiacco e non è un'influenza, ma è l'età forse. Sei te stesso. Sono me stesso, sono un vecchio di me. Allora, ragazzi, buongiorno, benvenuti. Ieri abbiamo fatto una puntata un po' così. Pronto soccorso, cioè al momento, perché non avevo la voce, quindi tante cose che dovevamo leggere le abbiamo dovute scartare perché è brutto leggere così. E abbiamo parlato di trovare una fidanzata, ma già. È un tema degno di questo programma. Oggi invece facciamo qualcosa di più bello. Perché non è un tema degno? Non è un tema degno, ma di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Di 16, no 18, 18. Si è registrato. Messo peggio del Milan, che voglio dire, ce ne vuole, sono più acciaccato del Milan. Qui qualcuno, già quando mi dicono fai gli esami così, qua Maurizio scrive, no Maurizio Noso, Fabio, fai gli esami del sangue, probabilmente hai il VES alto. La VES. La VES. Sì. Cos'è la VES? Dovrebbe essere un indicatore legato all'infiammazione. Ma sono infiammato? È tutto in fiamme. Tutto in fiamme. Ma se prendo la curcuma la mattina? Allora strano. È strano che la curcuma. È strano. E il ginger, lo zenzero, com'è possibile? Sì, probabilmente sono infiammato. Tu sei il cliente perfetto del superfood. Del superfood, certo, tutte quelle robe lì, la rapa, la radice, la coca, tutte, le prendo tutte io la vaccina, quelle lì. Papaya fermentata. Tutto. Poi ci sono adesso che va molto di moda, anche quando vai dal dottore dice controlliamo i probiotici, proprio di biotici, tutte quella roba lì. Sì. Quelli adesso è il nuovo. Però non è superfood lì, integratori. Esatto, però ti controllano come nell'intestino, come si è messo la flora batterica, propria. Vabbè. Va bene, adesso andrò a farmi gli esami del sangue. Comunque lunedì. Io sento tutto scarico, Ma sono io. Hai idea? Quando io sono scarico, scarico tutti. Quando sono carico, carico tutti. Mauri, te lo senti? Sì. Tutto scarico. No, dai, non è vero. Allora, quando sono carico, carico tutto. Sì, quando sono scarico, tiro giù tu. Sì. Senti, vedi? È la voce anche. Sì, come si fa? È più sexy, onestamente, visto che a me non piace la mia voce quando mi ascolto, così è più sexy. Allora. All'ascoltatrice che stai guidando la macchina. Esatto, chiedi allora. Senti la mia mano sulla tua coscia, perché ho il cambio automatico. E poi cosa potrei dire? Dimmi una frase sexy, Maurizio, quando. Una frase che dici a casa a tua moglie, non so, una frase sexy, uè, bocconcino. Senti come scarico tutto, basta. Ragazzi, scusate, cari ascoltatori, qual è la frase sexy? La frase sexy che dite a vostro marito o a vostra moglie? Stai lanciando il tema. No, perché così la provo con questa voce. Qual è la frase sexy? Vieni qua, è sexy. Vieni qua. No, ti prendo e ti porto via. La gente mi piace questa frase. Dai, tranquillo, vengo. Se ieri avessi visto Temptation Island, ora certo, ti posso dire. Avresti un catalogo di frasi. Posso dirti che avrei preferito, visto che ho guardato Milan Liverpool, avrei preferito Temptation Ma Island. Puoi andare a rivedere su Infinity. Ah, ok. Infinity. Infinity è sexy. Per me tu sei Infinity. Come dice Michele Alessandra? Sei eccezionale. Sei sempre eccezionale. Michele! Sandra! Ciao! È dai tempi di Londra che non ci si vedeva. È vero. Ti ho ordinato un whisky. Colore chiaro. Gusto pulito.
è Glenn Grant. E sei sempre un intenditore di whisky. E di belle donne. Guarda che ora sono sposata. Ah. Ma sempre eccezionale. Ma sempre eccezionale. È sempre eccezionale. Dovrei dire così. Proviamo, la proviamo. Uè, Sandra, a me mi viene sempre a dire zio Ken, Sandra, non stai... Dai tempi di Londra che non ci si vede. E dai tempi di Jesolo che non ci si vede. Va bene, visto che ho poca voce, mettiamo tanta bella musica. Ah. Ehi, bocconcino. Dai, non ci sono frasi sexy, ragazzi. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Potresti cantare Under My Skin come Bono. Che bella, quando è uscita quella canzone... aveva fatto un album a Natale con Frank Sinatra, aveva fatto tutte delle canzoni con le famose collaborazioni. Questa qua me la ricordo, mi ricordo dov'ero quando l'ho sentita la prima volta, mi ricordo tutto, quel periodo lì me lo ricordo tutto. E senti, adesso qua canta Frank, ti ho avuta sotto la mia pelle. Sotto la mia pelle, il sottopelle, il sottopellaio. In the heart of me. Ecco. Senti. So deep. Wow. Facile così, eh. Io lo capisco Matteo Curti quando trema, quando sente Bono, perché quando lui dice so deep in my heart. I have tried so. È difficile da togliere, onestamente, perché è una bella canzone. Dov'eri? Lavoravo in un bar, lavoravo in un bar come cantante di karaoke. Scusa, ma di che anno è questa canzone? Non lo so di che anno è. Potrebbe essere 92, quegli anni lì, 90 qualcosa. E qualche ascoltatore adesso ce lo porterà. In un bar. Sì, sì, sì. Tutto raccontato nel mio libro nuovo, che è assolutamente da non perdere. Perché le grandi biografie, questo il mio libro non è una biografia, è solo un momento della mia vita, ma le biografie, qual è la fregatura della biografia? È che tu leggi la biografia di, lo so, Agassi, che è la più famosa, no? O la biografia di Steve Jobs, o la biografia di Kevin McKinnon, Matthew McConaughey. E sono tutte delle biografie che tu dicevi, questo qua ha fatto Facebook, quello là ha fatto quello, quello là... Invece è interessante la vita di chi non ha un sogno. A me questa cosa che tutti dobbiamo ambire a qualcosa di gigante, no? E allora lì racconto proprio quella lì che io proprio non ho inseguito i miei sogni, perché non ne ho mai avuti, io ho seguito me stesso con l'indagine. Questo secondo me era un tema interessante. Ma al di là di quello, ma possiamo dire che uno, va bene anche la sua casa, la sua macchina, sta tranquillo, andare al bar a bere con quegli amici, che ne so, da tutti che believe in yourself, never give up, questa corsa all'infinito che non... Come diceva il monologo di Emmanolde due giorni. Basta, no? E invece no, la vita semplice, cioè rendiamo eroica la vita semplice, ok? Era interessante questa cosa. Un messaggio. Oh. Io sono qui che tutto aspira polvere, sono dov'è tutto cattivo? Un fremito. No, c'hai tossito sopra e non si è sentito. Io sono qui che passo l'aspira polvere, sono tutto un fremito. Ciao. Ma scusami, per Bono o per la mia voce che c'ho? Per la tua voce. Attacca l'aspirapolvere. È qualcosa di sexy. Quell'aspirapolvere mi ricorda qualcosa. Cosa? No, io non ci metto la sua fantasia. Mi ricorda un mio amico in adolescenza. No, dai, cosa stai per dire? Rimasto incastrato. Non è vero. No. Davvero? No. Non è vero. È vero. Sì. Ma perché fate queste cose? È perché c'è un'età in cui sperimenti. Sperimenti, ma puoi anche pensare a causa e conseguenza, no? Quell'aspirapolvere. Vabbè, comunque. Ragazzi, ci si fa ma. Possiamo dire? Non infilate le cose. Non infilate cose nelle cose. Posso dire? Se c'è una cosa che ho imparato nella vita è che non si infilano cose nelle cose a caso. Le cose a caso. Nelle cose a casa in caso, esatto. Ci si infila le cose. Va bene. Allora, questo programma mi piace tantissimo. Abbiamo preso un personaggio incredibile come Tonino Guerra, che ricordiamo tutti per una bestemmia. È un intercalare. No, quella volta lì è stata meravigliosa. È profumo della vita. Vabbè, comunque, sentite qua. Tonino Guerra, che era un uomo che ogni tanto mettiamo perché ci piace il tono della voce, ci piace ovviamente tutto quel suono di quei dialetti, di quelle cose, di quelle zone. E poi è un poeta, insomma, ha raccontato cose belle. Legge. Scusa, perché l'ho trovato. L'hai trovato? Però non metto le stelle. C'è il bip. L'ottimismo vola. Orco. Sono quelle coincidenze della vita.
quelle coincidenze della vita che capitano una sola volta. Cioè lui stava girando questa pubblicità e mentre finisce di girare questa scena un uccello, un piccione gli ha cagato addosso. L'ottimismo vola! Orco di... E allora quindi niente, loro facevano la ripresa e quindi è rimasto su un nastro magnetico questo momento indimenticabile. Certo. Va bene, c'è anche quella di Pavarotti. Non me la ricordo. Quella di Pavarotti che lui canta se parto, se non parto. E tutti sentono la bestemmia. Non te la ricordi? No. Vabbè, ce l'hai Maurizio, ce l'ho io sul telefono se volete. Scusate, che dobbiamo fare una cosa più bella. No, aspetta, ma... è lungo, eh. No, ma dobbiamo fare una cosa. Senti, la metto dal mio telefono qua? Che canzone era di Pavarotti? Sì. Allora lui dice se tu dici o parto addio, e invece qualcuno si è detto se tu dici porco. Senti, scusa. Ma senti, ma è successo aspetta. Anche con la Mannoia l'ultimo Sanremo. Comunque, quando siete nervosi è da mettere, perché una cosa di Pavarotti, se tu dici va bene. Allora stavo dicendo, Tonino Guerra, uomo sensibile, intelligente, poeta, quello che è sceneggiatore di film meravigliosi, legge una lista di cosa mi piace e cosa non mi piace, ma non scritte da lui ma scritte da Fellini. Capito? Quindi abbiamo fatto adesso, scusate, Pavarotti, Tonino Guerra e Fellini. Oh, cioè stiamo a dei livelli alti, siamo Radio 24 davvero. Il volo del mattino, no, Radio 24, 3. Radio 3. Radio volo del mattino 3. Uh-huh. Sentite cosa piaceva e cosa non piaceva a Fellini. Non mi piace i party, le feste, la trippa, le interviste, le tavole rotonde, la richiesta della firma, le lumache, viaggiare, far la fila, la montagna, la barca, la radio accesa, la musica nei ristoranti, la musica in generale, la filodiffusione, le barzellette, i tifosi di calcio, il balletto, il presepe, il gorgonzola, le premiazioni, le ostriche, i pranzi ufficiali, i brindisi, i discorsi, essere invitato, la richiesta di pareri, essere invitato alle prime teatrali, i dattilo scritti, il tè, la camomilla, il caviale, l'anteprima di qualsiasi cosa, le crêpe Suzette, le finestre senza gli scuri. Mi piace, le stazioni, Matisse, l'aeroporto, il risotto, le querce, Rossini, la Rosi, i fratelli Max, la Tigre, aspettare gli appuntamenti sperando che l'altro non venga. Tutto quello che ha di bello una donna bella. Settembre, il gelato di Toroncino, le ciliegie, il Brunello di Montalcino, le culone in bicicletta, il treno e il cestino in treno, Ariosto, l'odore di terra bagnata, il profumo di fieno, dell'alloro spezzato, il cipresso, il mare d'inverno, le persone che parlano poco, e poi i locali vuoti, i ristoranti deserti, le chiese vuote, il silenzio. Io ricordo solo le culone in bicicletta. Sì, sì. Le culone in bicicletta. Aspettare un appuntamento sperando che la persona non arrivi, ma che meraviglia. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Sfuma e lascia. Sfuma. Posso? Posso? Ora poi. Ricordiamoci. Concato. Figli e figliati. Gigi D'Agostino. Franco Battiasse. Non si può rientrare. Ok. Allora, ragazzi, perché vi abbiamo fatto sentire queste belle parole di Fellini lette da così? Perché adesso voi al 347 342 5220, ripeto, 347 342 5220, ok? Ci dovete mandare un vocale, senza dirci ciao, sono Antonio da Pisa, ho fatto quello, sono in macchina, sto con sé, non ci interessa. Prega niente. Vocale, le cose che mi piacciono, ce ne dovete dire tre. Le cose che non mi piacciono, ce ne dovete dire tre. Evitiamo subito i miei figli, mio marito, il gatto, il cane, ci avete rotti i coglioni. Vogliamo che andate un po' più nel profondo. Concreto, eh? Concato. Concato. Fabio Concreto. Che porca
puttana. E poi mettiamo Fabio Concreto. Non me l'aspettavo questa. Cioè, non valori astratti. No, concreto, okay. L'odore della terra bagnata, esatto. Le culone in bicicletta. Esatto. Rifatevi a Fellini. Quanto è Fellini? I ristoranti. Quando vedi il culo in bicicletta, vedi Fellini. Questo è molto Fellini. È iconografia. Allora, i ristoranti vuoti, concreto, sì. Non mi dici mio marito, il cane, il gatto, i cani, la no. Voglia di vivere, va. Ma avete rotto i coglioni. E li vogliamo concreto, ok? Orca, non vale neanche l'odore del caffè, ragazzi. È però della terra bagnata, sì. No, ma perché un po' più originali, un po' più originali. L'odore del caffè la mattina. Ok. Ok. Basta. E ricordatevi, se vi pestano un piede o qualcuno vi fa arrabbiare, c'è sempre Pavarotti. Esatto. Dopo lo mettiamo. Ce l'hai? Si parte. Vai. Se tu dici o porto. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Dici, ma perché? Dici? Allora, ovviamente, cari ascoltatori, metà dei messaggi degli uomini non li possiamo mandare in onda perché dicono tutti la stessa cosa. Il mare e la figa. Il mare, la figa, le tette la figa, la tette, le figa, il culo. Cioè, ma ragazzi, avete 12 anni. Però io vi capisco. Se noi Maurizio fossimo. Se noi. Maurizio. Se noi Maurizio. Beh, stupendo. Ed è solo il 18 settembre. Se noi Maurizio. Il bello deve ancora capitare. Ragazzi, rimanete con noi quest'anno, ne sentirete delle belle. Belle. Allora, se noi Maurizio. Non so perché ti ho coniugato. Sì, come era coniugati? Com'è la canzone di Dente di ieri? Ieri, coniugati passeggiati, lì non mi ricordo. Com'è il gerundio di Maurizio? Maurizio. Ok, ascoltami, se noi Maurizio fossimo soli e non ci fosse Iola, ma non sì. Lo voglio dire con cattiveria, ovviamente sul mi piace o non mi piace, il nostro cervello, come ad alcuni ascoltatori, ci direbbe subito, ad Amelie piace. Sì. Però che lei mi va proprio in tilt. Coltiva un gusto particolare per i piccoli piaceri. Che sta a voi? Fare la mano in un sacco di legumi. Rompere la crosta della crème brûlée con la punta del cucchiaino. Oh, oddio. E far rimbalzare i sassi sul canale San Marco. Allora, voglio dire una cosa. A noi ci piace. Ma aspetta. A chi piace? Aspetta. A noi il film di Amelie ci era piaciuto. Ai tempi. Però posso dire una cosa. Sì. La notate la differenza tra l'elenco di Fellini, beh, che dà anche fastidio a alcune cose, perché dice tipo la musica, però l'originale è la cosa un po' più scontata di questa roba qua. Un po' più scontata. Rispetto a Fellini. Cioè la Amelie è un libro di Fabio Volo, mentre Fellini, volevo dire, mentre Fellini è un Dostoevsky, capito? Sì. Un Tolstoi. Capito. Te la ricordi Tolstoi quando ha fatto quella canzone bellissima? Bellissima, aspetta che la c'è. Quando voi leggete l'Anna Karenina di Tolstoi, non mi mettete questo qua in casa? Aspetta, forse questa. Io quando leggo l'Anna Karenina mi metto sempre Tolstoi. Ci sono dei passaggi nell'Anna Karenina. Che voi? Se ne volete voi. Allora, sì. Amelie piace, mette le mani nei fagioli. Esatto, tu che sei il fruttivendolo, ti entra una e per la città della metropolitana infila la mano dentro nel sacco dei fagioli. Ma dice, poi non ce l'ha neanche più nessuno il sacco dei fagioli. No, ma chi fagioli? Che dei fagioli? Cioè, apre la piccola confezione e ci infila la manina. Rompere la crème brûlée. Ce n'è un'altra. Ad Amandine Poulain non piace avere le dita lessate quando fa il bagno. Essere da qualcuno che non le va sfiorata con la mano. Stai zitto. Avere il segno del cuscino stampato sulla guancia la mattina. Ad Amandine Poulain piace il costume dei pattinatori artistici in TV. Ma va, che far brillare il parquet con le bandine. Svuotare la borsetta, pulirla bene e riporre tutto alla fine. Le culone in bicicletta, le culone in bicicletta di Fellini, tutto a posto. Allora, sono arrivati vari messaggi. Sì. Vai, sentiamo. Allora, va detto che la consegna era dividere il messaggio in due. In due. Cosa mi piace, cosa non mi piace. Non siete riusciti. Avete fatto o cosa mi piace o cosa non mi piace. Vabbè, chiedere troppo. Vabbè. Vai. L'odore dell'asfalto, viaggiare da solo, le tette. Però l'odore dell'asfalto. Però quando piove, credo, non quando lo mettono giù, che quello lì è facile. Ma l'odore chimico fa selezione. Non lo so. O piace. Potrebbe essere. Sì. Le tette, comunque ci sono sempre.
il mare e l'odore di doposole sulle donne. Ha ragione. Ah, d'estate quando ti metti il doposole, perché il profumo delle creme da sole, come ha scritto un grande scrittore del Novecento, io sono ruffiane. Sì. No, io ho scritto è ruffiana come il profumo delle creme abbronzanti. Quei profumi sono ruffiani. Però il doposole è diverso, eh? Il doposole è quello più È alla fine della giornata. Hai fatto la doccia. La doccia. Hai capito quel colorino lì? Ad Amelie piace fare la doccia dopo la spiaggia. No, ovvio. No. Mi piace il sesso, il vino e la solitudine. Quindi insomma non mi piacciono le persone arroganti, il traffico e il mare. Il mare? Non gli piace il mare? Come ti permetti? Però scusami, il sesso, il vino, la solitudine, cioè è una pipetta col Barolo? Cos'è? Ma mi piace la solitudine, boh. Non ci credo tanto. La solitudine a me piace un sacco. Capito? Aspetta. Odio le vecchie che mettono fuori la mano quando sto per passare con la macchina. Odio profondamente l'odore della stampante con il suo toner gli aspirapolveri dall'alto. Che vuol dire l'aspirapolvere dall'alto? Comunque l'aspirapolvere sul tappeto, sulla moquette, fa un odore che anche a me non piace. Sta fuori di testa. Però cosa vuol dire la vecchia che mette fuori la mano quando passo con la macchina? Te stai andando con la macchina, la vecchia, la signora sta attraversando e pensa con il gesto della mano di fermare. Vigile. Vabbè, ma c'è il super Se voglio. C'è il super potere. Ti schiaccia, no, vecchia. Nel senso, con questa manina lì. Sì, te la spezzo. Non è che. Ciao, sono Luca d'Alessandria. Il rumore del mare, il silenzio della montagna. E la figa. Quella ci vuole sempre. Partito alto, Il mare, i frutti di mare, le mamme. Le mamme. Però ha ragione. Ma il mare e i frutti di mare. Ma le mamme, cioè tipo la mia mamma, la tua, o le mamme tipo quelle davanti alla scuola che pensi. Quello lo pensi tu. Scusate. Io davanti alla scuola dei miei figli no. Non c'ho la mamma che mi fa sangue. Capito? No, perché non è la mia tipologia. Non è la mia tipologia. Che tipologia c'è? No, non ci facciamo. No, però non è la mia tipologia. Sono tutte molto belle, ma non è la mia tipologia. Maurizio, ti ricordi quando sono andato ospite da Daria Vignardi? Sì. Certo. E lei mi chiese cosa ti piace, cosa fai. E tu merda. Così. Avevi montato la patata su tutte le mie risposte. È vero. Devo cercare. E faceva tipo cos'è? Chissà dove ce l'ho. Vuoi altri messaggi nel frattempo? Vai. No. Altri messaggi nel frattempo. Mi piace il mare, il buio, il silenzio. Poi non mi piace confusione, il troppo caldo, la gente che sparla spropositamente. A spropositamente, sarà siciliano. Un po' di associazioni libere. Attenzione. Io ti dico una parola o un nome e tu dici la prima cosa che ti viene in mente. Anche volgare? Sì. Tutto quello che vuoi, tanto credo che sia passata mezzanotte da un pezzo. Mamma. Mia. Viaggio. La patata. Tromba. La figlia di un mio amico. Tre punte. La patata. Lussuria. La patata. Unione. La patata. Lo guardi il porno? Qual è l'evoluzione? Ah, che bella questa canzone! È bellissimo. Se volevi toglierla. Il volo del mattino è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Mi piace vedere gli attacchini che affiggono i cartelloni pubblicitari. Quello lì che va su quella scopa così e fa frup. Senza farle bolle. Vedere gli anziani ballare e mi piacciono gli ulivi. Odio le persone che sputano, anche a me non mi piacciono. Ma gli uomini che fanno la pipì nelle piazzole di sosta, sì, e le persone tristi in generale. Stella da Taranto. Poverine, le persone tristi non è colpa loro. No, ma quelli che sono sempre lì. Quelli che sputano sono brutti. Sì. Poi non mi piacciono i calzini con le dita separate. Ma chi ce l'ha? I giapponesi. Sì. In palestra da me c'è anche uno che c'ha la scarpa così. Certo. C'ha la scarpetta così. Vibram. Vibram? No, materiali. Ok. La gente che parla con l'R moscia, non gli piace. Ma poverina, a me invece mi piace. Fa l'R shaming. E la gente che arriva agli appuntamenti in anticipo, quello sono io. Ha ragione. Mi piace invece il profumo di chiuso delle cantine. No! E quindi l'umidità, la muffa. Litigare col mio compagno ogni tanto. Se ci sta, dai, un po' litigarello così. Fare colazione in piedi a casa.
In piedi? La mattina facevi il flare, sei in piedi, bevi tutto in piedi, tutto in piedi. Poi? Va bene. Hai altro? Ce n'è una che mi piace molto, che è il calcio nel culo. Senti, no, aspetta, Viola, giudicare. In che senso? Senti che bella. Vai. Il calcio nel culo, ma tu se, non so se l'hai mai provata questa cosa. Il calcio nel culo che ti dà la Ducati quando entra in coppia. Non ho assolutamente presente. Vedi, quando la moto, quando prende la coppia, si dice prende la coppia, boom, ti dà quella... quella lì. E posso dirti, tu hai mai provato, hai pescato? Sei mai andata a pesca? Con la canna? Pesca da bambino. Io ti dico che io sto indagando da anni che cos'è quella cosa lì che tu guardi il galleggiante. Sono andato a pescare un mese fa, non pescavo da anni. E il galleggiante, che c'ha una serenità al galleggiante, no? Perché sei tu nella merda che galleggi dai problemi. E a un certo punto vedi che fa tipo tic, tic, pum, va giù e tu hai preso il pesce, poverino. Mi spiace. Quella roba lì che senti nella canna. Io è una roba, Maurizio. È una cosa fisica o. Non lo so, probabilmente è una cosa ancestrale dell'uomo che cacciava e pescava. Non lo so. Ma tu, quando il galleggiante fa tac, tac, ti dà quei tre colpi e sparisce, che va giù. Mm-hmm. E tu tiri sul pesce, che poi lo ributti dentro, gli hai solo fatto male all'altro. Però è sopravviverò. Non lo so, c'è una potenza in quella canna lì. Non lo so, è qualcosa di strano. È uguale la roba della coppia, lo capisco. Quando l'ando la moto, prende la coppia, i veri uomini. Noi uomini che fumiamo il zecaro, che puzziamo di torba. Le tre cose che mi piacciono sono l'odore dei libri. Il rumore della neve appena caduta sotto le scarpe che scrocchia nei boschi, e i suoi baci che mi rallegrano l'anima ogni volta che mi bacia. Il fidanzato? Vabbè. Devo dire il profumo dei libri di Fabio Volo, perché non so se lo sapete, gli faccio fare con una carta diversa. Sì. Sanno di cannella. Si sente, sì. Stucca. Stucca. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. L'odore della pittura a olio, vedere un film al cinema da solo, bello, i discorsi tronchi mentre passo vicino alla gente. Quando vai si sente un pezzettino, dice piace il rumore delle tazzine e piattini da caffè nei bar. È vero, quando entri nel bar che si dice e il profumo di quando sta per piovere, è quello che anticipa la pioggia. Non mi piace l'odore di Milano d'estate. A chi piace? Mi piace il mare, le pietre bianche dei trulli, l'odore del gelsomino. Non mi piace la Nutella. Cosa? Navigare, fare le valigie. Ma ti permetti? Vabbè, così. Allora, hai qualcosa? Un miliardo di messaggi, ma Maurizio. Abbiamo tempo? Fatto un terrorismo. Uno, Vai. Allora, mi piace il risotto con l'ossobuco, andare in montagna e dormire fino a tardi. Non mi piace i cetrioli, chi arriva in ritardo e chi mi mente spudoratamente. Ma i cetrioli. I cetrioli. Sono a mettere degli dèi. Ti piace il cetriolo? Io lo mangio ogni tanto, perché soprattutto d'estate. Finiamo d'olio, sale. Adesso però arriva l'autunno, ragazzi. Anzi, c'è qua l'autunno. Vi piace adesso l'autunno? Adesso arrivano i miei colori. L'arancio. Io ho comprato la zucca, che stasera faccio la zucca. L'arancio, i cachi, il giallo, il marrone. I miei colori, quelli lì proprio. Le sfogliate. Lo sai se dice foglie? Io pensavo fosse tipo francese. Foliage, che qua al parco Sempione non serve andare a Central Park. La cannella, il fumo del tè che viene su. Che bella stagione! E poi andare a pescare quando il galleggiante fa tac 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 tac. Quando si parla poi di cavedani, si fa ancora più duro, perché già di per sé. Questo pesce è assai difficile da catturare. Ma cavedano, Vediamo se c'è un altro messaggio alla volée. Alla volée? Mi piace dormire nelle lenzuola appena stirate, guardare nevicare e andare in motorino in due le sere d'estate chiacchierando. Quella è bella. Infatti le lenzuola, quando vai in quegli alberghi che hanno quella specie di come di patina strana che li devono lavare tante volte. Non dico che c'è una plastica, ma c'è un qualcosa. Prendetelo voi e crofici. Radio DJ, la trovi anche in podcast.